Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che è dedicato agli artisti che fanno il Festival di Sanremo nella categoria campioni. Parlerò anche delle nuove proposte, comunque lo farò a coda di questi vlog, che sono mirati principalmente a scoprire e a conoscere meglio i campioni. Ne abbiamo bisogno più che mai quest'anno, perché la maggior parte di loro non sappiamo chi sono, assolutamente no. Non è il caso di questa protagonista di cui vi parlo oggi, perché a lei dedico unicamente un vlog, cioè in questo vlog c'è soltanto lei, perché si meritava di avere un vlog singolo, un po' perché la carriera è lunghissima, un po' perché è una delle artiste più grandi della nostra musica italiana nazionale popolare, e sto parlando di Orietta Berti. Eccola là, Orietta Berti, di cui vi parlo oggi in questo video vlog dedicato ai campioni del Festival di Sanremo del 2021. Benvenuti sul mio canale e buona visione. Orietta Berti, pseudonimo di Orietta Galimberti, è nata a Cavriago il 1 giugno del 43 ed è una cantante e un personaggio televisivo italiano, artista particolarmente amata dal grande pubblico per più generazioni, soprannominata da Silvio Gigli la capinera dell'Emilia, ma più conosciuta come l'usignolo di Cavriago. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 15 milioni di dischi, pensate, ottenendo 4 dischi d'oro, un disco di platino e 2 dischi d'argento. Se considerate la carriera di questa artista e considerate che è nella stessa categoria di Madame, cioè voglio dire, vabbè, lasciamo perdere, tanto altrimenti parliamo di Orietta Berti. Orietta comincia a cantare giovanissima, spronata dal padre, grande appassionato di musica lirica. Studia musica e canto lirico e si sente. Nel 61 partecipa alla sua prima manifestazione canora ufficiale. Il concorso in questione è Voci Nuove, disco d'oro a Reggio Emilia, con la canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Si qualifica per la finale, che si tiene il 15 aprile al Tarantola Club. Arriva sesta, dietro tra gli altri Paola Neri, Iva Zanicchi, che era lì, Gianni Morandi, cioè abbiamo il nostro Morandi, che è arrivato nono questa volta in questo concorso al Teatro Municipale di Reggio Emilia. Conosce Giorgio Calabrese, all'epoca direttore artistico della Karim, che le propone un contratto discografico. Inizia quindi l'attività musicale e discografica della Berti, e inizia nel 62, dove incide i suoi primi 2 45 giri, che però non vengono effettivamente distribuiti, perciò inizia così, insomma, un po' in sordina. Firma poi nel 64 un contratto con la Polydor, incidendo Perdendoti, che era una cover di una canzone americana, e il suo primo album, Orietta Berti canta Suor Sorriso, un album, un LP, perché c'erano gli LP, con le canzoni di Suor Sorriso, fra le quali si fa notare Dominique, che ottiene anche alcuni passaggi televisivi. Il successo però per lei in realtà arriva con la canzone Tu sei quello, che la incide e la lancia l'anno dopo, e vince un disco per l'estate del 65. In questo anno vince anche il Festival delle Rose con la canzone Voglio dirti grazie. Nel 66 partecipa per la prima volta a Sanremo con Io ti darò di più, scritta da Alberto Testa e Memo Remigi. Tutti questi brani confluiranno nel suo secondo album, che si intitola Quando la prima stella. Nello stesso anno vince il Festival di Lugano con Ritorna con il sole, un'altra sua canzone di successo, e incide il suo secondo album. Torna al Sanremo nel 67 con Io, tu e le rose, canzone che, seppur ricordata spesso per essere citato da Luigi Tenco nel suo biglietto d'addio, è un altro dei suoi grandi successi, e ci è rimasta molto male su questo argomento. Tenco l'ha veramente condizionata per tanto tempo. Registra il suo terzo album, Orietta Berti a Parigi, con l'orchestra di Sauro Sili e il contributo del famoso gruppo vocale Le Swingle Sisters, e partecipa al Festival delle Rose del 67 con Io potrei, scritta da Federico Monti Arduini. Non illuderti mai si classifica al secondo posto a un disco per l'estate del 68. Pubblica il quarto album, questa volta prodotto dal grande Toto Savio. Sempre nel 68 partecipa al Festival di Sanremo con Tu che non sorridi mai, però non arriva in finale questa volta. Nel 69 partecipa ancora al Festival di Sanremo con Quando l'amore diventa poesia, un'opera d'arte di Mogol Soffici. Ma il maggior successo discografico per lei arriva al disco per l'estate di questo stesso anno, cantando L'altalena,
però l'altro pezzo, Quando l'amore diventa poesia, è un'opera d'arte, continuo ancora a dirlo. Gli anni 70 della Berti sono un po' particolari. Incide nel 70 Finché la barca va, la canzone più famosa della Berti in assoluto. Incide anche Tipi Tipi T, che arriva in finale a Sanremo di quell'anno, e poi Una bambola blu, che invece è finalissima canzonissima. E poi incide anche Via dei Ciclamini nel 71. È una canzone particolare questa, perché in maniera spensierata in realtà affronta il tema della prostituzione, pensate, e tutte quante comunque queste canzoni entrano nei primi posti delle classifiche dei dischi più venduti. Nel 70 la Rai le riserva uno speciale in 4 puntate, che è centrato sulla sua carriera e sulla sua vita, intitolato La cugina Orietta, e pubblica l'album Tipi Tipi T, altri successi là nel 71 con L'ora giusta, e pubblica anche il suo 6° album Orietta. Nel 72 incide La vedova bianca, una delle sue canzoni più intense. Sempre nel 72 incide 3 album di successo, ne incide 3, pensate, in un solo anno, riprendendo un po' tutto il repertorio un po' folk della tradizione italiana. Ritorna nel 74 a Sanremo con Occhi Rossi, bellissima canzone. Nel 75 incide il suo primo album di cover, che si intitola Eppure ti amo. Nella sua carriera ha fatto anche un po' di cinema, accanto a mostri sacri del cinema come Ugo Tognazza ad esempio, come Paolo Villaggio. E nel 79 incide ben 2 dischi in un solo anno, 2 album, uno si intitola Pastelli, un po' disco music, mi piacerebbe sentirlo questo disco, e l'altro invece sarà dedicato ai bambini, perché ha avuto un periodo anche lei, no, che cantava le canzoni per bambini. Sarà un album che si intitola Barba Papà, perché lei farà proprio la colonna sonora di tutto questo cartone animato di Barba Papà. Canterà molte canzoni anche in coppia con Claudio Lippi. Negli anni 80 incide il brano per bambini La balena, che sarà la sigla di Domenica In, e poi canterà anche La barca non va più, un'altra canzone che però questa volta la presenta a Sanremo nell'81, ma non farà un grande successo, come anche nell'82 America In, me lo ricordo, ma sarà una canzone da dimenticare. Nell'83 Orietta Berti incide una nuova sigla per Domenica In, questa volta si intitola Tagliatelle, le si addice. Da qui fino alla fine degli anni 80 Orietta inciderà solo dischi esclusivamente d'amore, e chiude il periodo delle canzoni popolari. Nell'84 la sua carriera artistica ha una svolta con un album che si intitola Le mie nuove canzoni, e qui avrà una collaborazione importante con Umberto Balsamo e addirittura Cristiano Malgioglio scriverà per lei, firmeranno per lei tante canzoni, veramente moltissime. Nell'86 inciderà Futuro, anche questo non sarà veramente un grande disco, e nell'89 Io come donna. Tante cose fa chiaramente negli anni 80, possiamo citare ad esempio, che so, il Festival di Sanremo dell'86 dove canta Futuro, nell'86 partecipa anche a Premiatissima, nell'89 si presenta alle selezioni di Sanremo con una canzone scritta da minoritario Umberto Balsamo che si intitola Tarantella, ma sarà scartata perché il testo viene giudicato troppo accusatorio nei confronti della classe politica. Pensa, adesso non farebbe più effetto con i rapper. Nello stesso anno partecipa alla trasmissione C'era una volta il festival con la canzone Io, tu e le rose, e si classifica al 5° posto, e partecipa anche al programma Una rotonda sul mare. Durante la sua carriera, giusto per esorcizzare quel periodo maledetto in cui lei è stata citata da questa lettera di Tenco, canterà anche un album tutto quanto dove rifarà tutte canzoni di Luigi Tenco. È una cosa un po' particolare che volevo sottolineare. Per quanto riguarda gli anni 90, Orietta Berti si presenterà di nuovo a Sanremo, lo farà nel 92 con la canzone Rumba di Tango, che presenterà in coppia con il comico Giorgio Faletti, e sarà inclusa in un album che si intitola Da un'eternità. E nello stesso anno, sempre insieme a Faletti, è ospite fissa al varietà televisivo Acqua Calda su Rai 2. Nel 93 passa a Italia 1, condurrà Non è la Rai, e non me lo ricordavo neanche. Non lo sapevo che conduceva anche Non è la Rai, la Berti. Nel 95 Orietta Berti festeggia 30 anni di carriera, e lo fa facendo l'ospite fissa Domenica In. Nel 97 è la protagonista di Anima Mia con Fabio Fazzi e Claudio Baglioni. Nel 97 sempre collabora con quelli che il calcio, qui comincia a tirare fuori la sua parte ironica, molto ironica. Nel 97 insieme a Fabio Fazio conduce Sanremo Giovani del 97, e nel 2000 vengono pubblicati 2 album che racchiudono
chiudono alcuni dei suoi più grandi successi con il titolo Il meglio della Berti. Nel 2001 partecipa alla trasmissione La notte vola, una gara musicale fra brani più famosi degli anni 80, e lei ripresenterà Non contenta, Futuro, ma arriva in semifinale ma non va oltre. Lo doveva sapere che non poteva andare oltre. Tra le tournée in tutto il mondo ne fa tante, eh. Lei ha girato veramente tutto il mondo, dagli Stati Uniti, l'Australia, il Canada, veramente gira tutto il mondo, veramente incide anche per l'estero. Alcune canzoni vengono addirittura stampate, masterizzate e lanciate dalla Capitol Records di Hollywood. Insomma, veramente ha anche una carriera all'estero che non sempre ne parliamo, eh. Avrà negli anni 2000 anche una buona esperienza televisiva, presenza televisiva a Buona Domenica per 5 anni consecutivi. Nel 2008 insieme al maestro Sandro Comini e alla sua orchestra dà vita a un nuovo lavoro discografico molto swing, dove rifà tutti i brani in questo genere musicale. L'11 ottobre del 2010 riceve il premio speciale Mia Martini e la Carriera per i suoi 45 anni di attività. In occasione di questo pubblica anche la tripla raccolta che si intitola Nonostante tutto, dove racchiude tutti i suoi 45 giri là dentro. Nel 2015 incide anche il brano Dietro un grande amore, che è firmato da Paolo Limiti e Giovanna Nocetti. Nel 2018 partecipa al Celebrity MasterChef e arriva seconda, ma me lo immaginavo, perché cioè come fa a mangiare bene lei, lo sappiamo tutti che è una brava cuoca, però non sarà abbastanza brava perché la più brava cuoca di quell'anno sarà Anna Tatangelo. Non sapevamo che era brava anche a far mangiare la Tatangelo. Dall'8 al 29 giugno del 2018 e dal 12 gennaio al 2 marzo del 2019 è una giurata e coach nelle prime due edizioni di Ora o Mai Più, e ce lo ricordiamo molto bene. Nell'autunno del 2019 prende parte come ospite fissa a Domenica In su Rai 1. A gennaio 2020 è una delle concorrenti del Cantante Mascherato, l'avevamo riconosciuta. Nel settembre 2020 pubblica l'autobiografia Fra bandiere rosse e acqua santiere, infatti fa anche il suo libro. E sapremo che il 17 dicembre del 2020 è stata confermata protagonista inaspettata del Festival di Sanremo del 2021. Dopo 29 anni di assenza da Sanremo, canterà Quando ti sei innamorato. Dal 1966 al 92 ha partecipato 11 volte a Sanremo. Ha preso parte 10 volte a Un disco per l'estate. Dal 68 al 74 ha partecipato sempre a Canzonissima, ma poi ha fatto tante altre cose, cioè io sto sorvolando alla grande, eh. La vita privata è molto semplice, lei si è sposata sola e unicamente con Osvaldo, e lo sappiamo tutti. Ha avuto dei figli, Omar, e lo sappiamo perché le ha dedicata anche una canzone, e Otis. Otis attualmente è sposato e ha una figlia di nome Olivia. Vai, abbiamo saputo anche il figlio. Allora, lei ha fatto tante cose. Nel cinema ha fatto anche 6 film dove ha fatto l'attrice. In televisione ha fatto l'attrice per 4 miniserie. Programmi televisivi ne ha fatti a bizzeffe, ha scritto un libro, come ho già detto, per Arizzoli, Tra bandiere rosse e acqua santiere. In totale nella sua vita ha inciso 53 album, mentre per quanto riguarda i 45 giri sono quasi 300. Insomma, questa è Orietta Berti e dovevamo per forza dedicare a lei un unico vlog. Allora, era normale che dedicassi all'Oriettona Berti, a lei soltanto, questo vlog, perché la sua carriera è lunghissima, ha una carriera alla stregua di Mina, cioè non si poteva fare un vlog suddiviso con altri artisti, perché Loretta Berti è Loretta Berti, non c'è verso. Fra l'altro io mi scuso per aver saltato tante parti della sua vita artistica, ma l'ho dovuto fare perché altrimenti mi ci volevano 10 puntate. Io ho detto le cose più importanti, o a volte un po' sommarie, ma insomma, per farvi capire, tanto questo serve per farvi capire l'importanza della sua carriera, della sua arte e chiaramente tutto quello che lei ha cantato all'incirca nella sua vita, no? Voce cristallina, rimasta cristallina anche alla sua età adesso, chiaramente è in attività dal 1965 questa donna, e ancora oggi è una grande artista italiana e un personaggio televisivo di quelli clamorosi. Quando ha cominciato a tirar fuori anche la sua parte ironica,
è fantastica. Come giurata di Ora Ormai Più è veramente stupefacente, ma non è l'unica a essere stupefacente come frangente, eh? C'è un po' tutta questa parte di artisti anziani che sono fortissimi, veramente complimenti. Orietta Berti oggi abbiamo omaggiato, chi l'avrebbe mai detto che nel mio canale l'ho omaggiata cantando, eh? Andate a vedere, ho fatto dei cover anche delle canzoni di Orietta Berti, l'ho omaggiata più di una volta, era normale che accadesse perché facendo il percorso di Sanremo e ricantando cover di Sanremo non mi potevo sottrarre, chiaramente non l'avrei voluto neanche alle canzoni di Orietta Berti. Sperando di averla omaggiata in maniera comunque buona, di essere stato abbastanza bravo per raccontarla, io vi ringrazio per la visione, vi aspetto chiaramente la prossima volta, come sempre, con un altro vlog dedicato al Festival di Sanremo. Ciao da Ale!